sono svolti questa mattina i funerali del professor Luciano Bovicelli. A ufficiare la messa è stato il vescovo ausiliare emerito Monsignor Ernesto Vecchi. Alla cerimonia presenti tra gli altri Pier Ferdinando Casini e Luca Cordero di Montezemolo. Vanno ripensate le attuali forme di flessibilità che non stanno ottenendo l'effetto voluto, a dirlo il presidente di un'industria Alberto Vecchi, che interviene nel dibattito sulla riforma del mercato del lavoro. L'ex ministro della pubblica istruzione Maria Stella Gelmini a microfoni di ETV parla della tenuta del PDL e delle voci che vedrebbero Giulio Tremonti pronto ad andare da solo. Il PDL è in fase di rilancio grazie ai congressi sul territorio, dice Gelmini. Il presidente della regione Vasco Errani ha tenuto oggi la relazione di fine anno sull'attuazione del programma, un errore incitare alla protesta fiscale contro la tassa sulla casa, ha dichiarato Errani. Presentata la nuova stagione dell'Orchestra Mozart, sostenuta dalla Fondazione Caris, votanti gli appuntamenti in calendario anche in Europa e grazie alla Mozart la musica arriverà dietro le sbarre del carcere della Dozza. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro giornale. Lo avete sentito dai titoli, sono svolti questa mattina i funerali del professor Luciano Bovicelli, l'illustre ginecologo. A ufficiare la messa è stato il vescovo ausiliare emerito Monsignor Ernesto Vecchi, presenti alla cerimonia tra gli altri il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini e il presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo. Vediamo. Sono stati in tanti oggi a dare l'addio al professor Luciano Bovicelli, che si è spento sabato sera a 76 anni. I funerali dell'illustre ginecologo, marito dell'ex ministro Anna Maria Bernini, si sono svolti nella chiesa dei Santi Bartolomeo Gaetano in Strada Maggiore e saranno replicati domani nel Duomo di Pesaro, città dove Bovicelli era nato e dove riposerà. La messa è stata celebrata da Monsignor Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare emerito di Bologna. Nei suoi 76 anni di vita, ha detto Vecchi nell'omelia, il filo conduttore è stato l'impegno, la ricerca, l'innovazione. Bovicelli è stato un pioniere nell'aprire nuove frontiere, dotato di un carattere forte e allo stesso tempo sensibile, è stato un amico della vita. È stato un medico non solo dei VIP, ma di ogni donna, ha concluso Vecchi. Molti docenti universitari e gli amici di Bovicelli presenti alla messa. Bovicelli è stato infatti uno dei docenti più noti dell'Alma Mater, molte anche le personalità presenti, tra cui il sindaco di Bologna, Virginio Merola, il rettore dell'Università Ivano Dionigi, il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini, il presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, che lo ricorda così. Una bellissima persona, uno scienziato, una persona a cui molte famiglie devono enorme gratitudine, una perdita di un amico meraviglioso a cui devo molto come padre, e una perdita per la città, sia come persona che come grande esponente di una medicina sempre innovativa. Ultima pagina, il presidente di un'industria Alberto Vecchi interviene nel dibattito sulla riforma del mercato del lavoro aperta dalle dichiarazioni del ministro Elsa Fornero. La flessibilità è un tema che va affrontato, ha detto Vecchi. Vediamo. L'articolo 18 non è oggettivamente un tema focale, piuttosto andrebbero ripensate le attuali forme di flessibilità del lavoro che non stanno ottenendo l'effetto voluto. È la posizione del presidente di un'industria, Alberto Vecchi, che interviene così nel dibattito scatenato dalle dichiarazioni del ministro Fornero. Ma il tema di precariato, più volte abbiamo sostenuto che esiste la necessità barra volontà da parte del mondo delle imprese e da parte anche di un'industria in particolare di trovare delle formule nuove che consentono di superare il fenomeno della precarietà così come oggi viene inteso, anche perché tende a non professionalizzare il ragazzo secondo un percorso che invece è interesse in primis del ragazzo ma anche interesse dell'impresa. Il leader degli industriali spiega di non essere sorpreso dalla reazione dei sindacati. Il sindacato fa il mestiere del sindacato, non mi aspetto e non mi aspetterei questa apertura assoluta al fatto di superare senza problemi il tema della flessibilità. Credo che con una modalità di approccio corretta si possa affrontare il tema, che ovviamente va affrontata a 360 gradi, quindi non è soltanto il discorso dell'articolo 18, è qualcosa di molto più complesso. Quindi
il sindacato non credo che possa essere per definizione felice di un'abolizione tout court dell'articolo 18, ma non credo che neanche fosse nella testa del ministro Fornero il fatto di dire bene, aboliamo l'articolo 18 per creare maggiore flessibilità. Il tema della flessibilità va affrontato, ma credo che si possa affrontare anche col mondo sindacale. Un uomo sui 60 anni è morto poco dopo le 16.30 in un incidente stradale avvenuto al chilometro 42 della 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord. La vittima era al volante di un furgone ed era solo, che per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata. Per accertamenti sono intervenuti la polizia stradale di Forlì, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. Una perforazione nella parte alta dell'intestino avrebbe provocato la morte di Franco Mengoli, 70 anni, residente a Minerbio, in provincia di Bologna, e deceduto nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 all'ospedale di Bentivoglio, nel bolognese. La perforazione è stata riscontrata nell'autopsia eseguita oggi dal medico legale Matteo Tudini, incaricato dal PM di Bologna Lorenzo Gestri. Mengoli, malato di Parkinson, era arrivato al pronto soccorso poco dopo le 23 di domenica lamentando forti dolori addominali per un blocco. La causa, aveva spiegato una nota dell'azienda USL, era stata individuata e rimossa. Nel corso della notte però le condizioni del paziente in osservazione si erano aggravate fino all'arresto cardiocircolatorio. I tentativi di rianimarlo erano stati inutili. La lesione era appunto nella parte alta e non risulta che sia stata usata una sonda per sbloccare l'intestino che avrebbe potuto provocarla. Era stata fatta una manovra manuale e questa potrebbe avere provocato la lesione. Per il decesso c'è un medico indagato con l'accusa di omicidio colposo. Si tratta di un atto di garanzia, così gli è stata data la possibilità di nominare un consulente per l'autopsia. L'indagato, difeso dall'avvocato Sabrina Di Giampietro, è la persona che si è occupata delle operazioni di pronto soccorso. Sale di tono lo scontro tra l'ex assessore Antonio Amorosi e il sindaco di Bologna Virginio Merola. Dopo le dimissioni del responsabile dell'ufficio di gabinetto Marco Lombardelli, oggi la notizia della querela presentata da Amorosi contro il sindaco Merola. Il punto nel servizio di Massimo Ricci. Non si placa l'attacco di Antonio Amorosi nei confronti dell'amministrazione guidata da Virginio Merola, l'ex assessore alla casa della giunta Cofferati, della quale peraltro faceva parte anche l'attuale sindaco Merola, aveva già indovinato i nomi di 13 dirigenti che sarebbero stati selezionati dall'ente pubblico, di fatto gettando un'ombra sulla trasparenza delle procedure dei concorsi. Poi Amorosi, in veste di giornalista per il sito affariitaliani.it, aveva denunciato l'illecito inquadramento contrattuale del responsabile dell'ufficio di gabinetto del sindaco Marco Lombardelli. In sostanza quel contratto richiederebbe un titolo di studio che Lombardelli non ha. Dopo l'annunciato ricorso alla Corte dei Conti da parte di Lega Nord e Movimento 5 Stelle, Lombardelli si è dimesso, lo ha fatto ieri pomeriggio tra gli attestati di stima e solidarietà del PD e dello stesso Merola. E ora la battaglia sembra destinata a finire nelle aule di tribunale. Già Merola aveva querelato il suo ex collega per le dichiarazioni sui dirigenti indovinati. Oggi la notizia è che in procura ci sono già due fascicoli. Amorosi ha controquerelato il primo cittadino per i giudizi espressi pubblicamente e riportati dai giornali in questi giorni. Anche il sindaco oggi è tornato sul caso nell'aula del Consiglio Comunale. Merola ha dichiarato di aver appreso solo nella tarda serata di ieri che Lombardelli non era diplomato e aveva solo la terza media. Il sindaco infine ha auspicato una ripresa delle relazioni politiche con una connotazione più civile. Ospite ieri sera del coordinamento cittadino del PDL, l'ex ministro Maria Stella Gelmini è intervenuta davanti a centinaia di militanti e simpatizzanti, presenti anche l'onorevole Fabio Garagnani, il consigliere regionale Galeazzo Bignami e il capogruppo in comune Marco Lisei. Ma sulla fase politica nazionale sentiamo Maria Stella Gelmini, microfono di Massimo Ricci. Gelmini, lo stato di salute del Popolo della Libertà, qualcuno dice che vi sfalderete, che Tremonti andrà per conto suo. Beh, queste persone rimarranno deluse, ahimè, nel senso che il PDL non solo gode di buona salute, ma è una fase di grande rilancio, di radicamento territoriale, grazie ad una scelta coraggiosa e tempestiva del segretario Angelino Alfano, che ha scelto di celebrare i congressi in tutte le grandi città e in tutti i coordinamenti provinciali. Una scelta che va nella direzione
intenzione di favorire una selezione adeguata della classe dirigente, ma anche di favorire una presenza più forte sul territorio e un dialogo più stretto con i cittadini. In un momento in cui la politica è poco popolare, credo che ci sia bisogno invece di credere fortemente nella politica e nella capacità del Paese di reagire a questa crisi economica. E la manovra, tutti si chiedono quanto il PDL sosterrà il governo Monti, che sta di fatto applicando misure che non piacciono del tutto neanche a voi. Ma guardi, noi abbiamo scelto il male minore, come ha sottolineato il presidente Berlusconi, cioè in una fase di grande instabilità economica per l'Italia, per l'Europa e non solo, non si poteva aggiungere anche un'instabilità politica, e quindi abbiamo deciso di sostenere il governo Monti per dare stabilità all'Italia. Certo, questa manovra non ci convince, noi l'avremmo costruita diversamente, resta la manovra del governo Monti che secondo noi ha commesso un errore nel non favorire una riduzione della spesa pubblica, degli sprechi, della spesa improduttiva, invece ha scelto la via più facile, che è quella dell'aumento delle tasse. Ancora politica, scoppia la polemica sul welfare, il segretario provinciale dell'UDC Maria Cristina Marri punta il dito contro l'assessora Amelia Frascaroli, risorse personali inadeguati, dice la Marri, prevenzione in soffitta, ambiti delicati come quello della tutela minorile, relativo abbandono, aumento dei bisogni sociali in un quadro organizzativo che evidenti lacune, macroscopici punti di sofferenza sin dalla sua origine. Tutto questo richiederebbe risposte urgentissime, non certo rinvii a future conferenze di servizi, eppure l'assessore Frascaroli pecca di grave omissione, ignorando persino la lettera allarmante di tutti gli operatori dei quartieri, conclude la Mar. La cronaca, andiamo a Imola, dove la scorsa notte i carabinieri sono stati allertati dai residenti per un forte boato avvertito in via Turanti, dove i militari hanno trovato il bancomat della filiale della Carisbo completamente divelto. I malviventi si erano introdotti nella banca forzando la porta d'ingresso e con una miscela gassosa avevano fatto esplodere il bancomat per poi dileguarsi senza il bottino, forse per qualche imprevisto. Lievi danni agli uffici dell'istituto bancario, mentre le registrazioni della videosorveglianza sono al vaglio dei carabinieri. E voltiamo decisamente pagina. È stata presentata questa mattina la rassegna dell'orchestra Mozart, nata a Bologna nel 2004 e diretta dal maestro Abbado. Per l'anno 2012 la vera novità sono le trasferte all'estero ed il respiro sempre più europeo della kermesse musicale. Intanto la presentazione della nuova stagione è stata l'occasione per Fabio Versimonaco, presidente della Fondazione Carisbo, per chiedere l'aiuto delle istituzioni nel sostegno all'orchestra Mozart, attualmente finanziata solo dalla Fondazione. Vediamo il servizio di Simone Iannessa. L'orchestra Mozart getta il cuore oltre l'ostacolo e amplia i suoi orizzonti, ovvero accanto alla stagione, che prevede una serie di concerti sotto le due torri, ha in programma anche alcune date in Europa, tra Parigi, Salisburgo e Vienna. In programma sono diversi concerti, forse la cosa più importante da dire è che l'attività della Mozart, oltre a restare come sempre a Bologna, perché è un'orchestra di Bologna, e a estendersi con delle partecipazioni con altre orchestre di fondazioni liriche in Italia, tipo Santa Cecilia, tipo il Maggio Musicale Fiorentino e San Carlo, quest'anno prossimo avrà una forte attività all'estero, in luoghi di grande prestigio come Musikverein di Vienna, come il Festival di Salisburgo, come il Festival di Lucerna, e avrà addirittura delle residenze in questi luoghi. Tra le belle novità poi c'è anche il progetto Papageno, che porterà il coro tra le mura del carcere della Dozza per 30 detenuti, tra cui donne e stranieri particolarmente interessati e volenterosi. I coristi, che così potranno godere di qualche ora di evasione, si ritroveranno settimanalmente in gruppi divisi, ma per le esibizioni in pubblico verrà concesso loro di cantare insieme sul palco, una novità assoluta. Un cappotto nuovo per l'inverno è il regalo che senza dimora e chi vive in povertà troverà sotto l'albero del dono, allestito dalle associazioni di volontariato di Bologna in Piazza dei Celestini. È lo scambio a cappotto organizzato per mercoledì e giovedì dagli Angeli alle Fermate. Gli homeless potranno lasciare i propri vecchi cappotti e avere in cambio uno di quelli donati da privati cittadini. Per adesso abbiamo a disposizione 30-40 cappotti, ma la raccolta continua anche in Piazza dei Celestini, spiegano gli Angeli
le fermate. Inoltre cercheremo di ripulire e riparare i vecchi cappotti in modo che siano riutilizzabili per altri. Lo scambio a cappotti aprirà domani dalle 20.30 alle 23, giovedì dalle 18.30 alle 23. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna si è riunita oggi per discutere il bilancio 2012. In tale occasione il Presidente della Regione Vasco Errani ha tenuto la relazione di fine anno sull'attuazione del programma. Errani ha parlato anche dell'IMU, la tassa sugli immobili. Vediamo. Sbagliato incitare la protesta fiscale contro il ritorno dell'ICI, oggi IMU. Parola del governatore dell'Emilia-Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani, che presentando oggi in aula il consuntivo di fine anno dell'attività della Giunta regionale, ha spiegato: «Credo sia un errore molto grave incitare la protesta fiscale sull'IMU», ha detto, «anche se l'intera manovra del governo Monti, pur indispensabile, va resa più equa su pensione, evasione fiscale e IMU». Errani ha poi parlato degli obiettivi che la Regione ha intenzione di raggiungere. Ridurre i costi gestionali, siamo già una eccellenza in Italia, ma dobbiamo continuare questo lavoro e allo stesso tempo lavorare su innovazione, ricerca e formazione, sulla trasformazione ecologica dell'economia, sulla qualità del welfare. Tutto il nostro bilancio, a fronte anche di tagli pesantissimi che abbiamo avuto dal centro, noi destiniamo tutte le nostre risorse alla sostenibilità del welfare, al lavoro, all'occupazione, lo voglio dire con molta forza, all'occupazione e alla stabilizzazione del lavoro per i giovani e le donne, alla innovazione, ricerca, che sono i fattori determinanti con la formazione e il sapere della capacità di trasformare la nostra economia. Parliamo di immigrazione. I comuni del Lazio e dell'Emilia-Romagna, rispettivamente con il 19,4% e il 17%, sono quelli che nel 2010 hanno registrato il più alto numero di minori presi in carico. A seguire i comuni della Lombardia con il 9,8% e della Puglia con il 9%. E quanto emerge dal rapporto 2011 di ANCI Cittalia sui minori non accompagnati? Il fenomeno riguarda soprattutto minori maschi, che rappresentano il 91,4%, 2 punti percentuali in più rispetto al 2008. La maggior parte di questi è appena sotto la soglia della maggiore età, con il 55% che ha 17 anni. I minori stranieri presenti in Italia nel 2010 provenivano soprattutto da Afghanistan, Bangladesh, Albania, Egitto, Marocco e Kosovo, un dato destinato a modificarsi con i rilevamenti per il 2011 che evidenziano un aumento di arrivi dai paesi del Nord Africa. Ci fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio con ETG. A tra poco. Di nuovo in studio con TG, prima di andare avanti rivediamo insieme i titoli del nostro giornale. Sono svolti questa mattina i funerali del professor Luciano Bovicelli, ufficiale alla messa è stato il vescovo ausiliare emerito Monsignore Ernesto Vecchia, alla cerimonia presenti tra gli altri Pier Ferdinando Casini e Luca Cordero di Montezemolo. Vanno ripensate le attuali forme di flessibilità che non stanno ottenendo l'effetto voluto, a dirlo il presidente di Unindustria Alberto Vacchi, che interviene nel dibattito sulla riforma del mercato del lavoro. L'ex ministro della pubblica istruzione Maria Stella Gelmini ai microfoni di ETV parla della tenuta del PDL e delle voci che vedrebbero Giulio Tremonti pronto ad andare da solo. Il PDL è in fase di rilancio grazie ai congressi sul territorio, dice la Gelmini. Il presidente della regione Vasco Errani ha tenuto oggi la relazione di fine anno sull'attuazione del programma. Un errore a incitare la protesta fiscale contro la tassa sulla casa, ha dichiarato Errani. Presentata la nuova stagione dell'Orchestra Mozart, sostenuta dalla Fondazione Carisbo, tanti gli appuntamenti in calendario anche in Europa e grazie alla Mozart la musica arriverà dietro le sbarre del carcere della Dozza. Andiamo avanti con il giornale. Un'altra lieve scossa sismica è stata registrata nella notte in provincia di Bologna, nelle località prossime all'epicentro. Sono state Gaggio Montano, Granaglione e Lizzano in Belvedere. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento sismico si è verificato alle 3.09 con magnitudo di 2 gradi. Per fortuna non sono stati registrati danni a cose o persone. Anche la notte scorsa era stata avvertita una scossa sismica della stessa magnitudo nelle medesime località. L'Università di Bologna Unindustria e l'Associazione degli Industriali hanno sottoscritto un accordo per potenziare i rapporti tra il mondo accademico e il sistema economico produttivo e contribuire così allo sviluppo dell'economia locale. Vediamo.
Un'industria Università di Bologna insieme per formare i manager del futuro è una delle novità contenute nell'accordo quadro sottoscritto dalle due realtà, che prevede il finanziamento da parte degli industriali di singoli corsi di studio. Il primo riguarderà quello in management e marketing ad economia. I migliori 20 studenti avranno la possibilità di fare stage in Italia e all'estero, seguire lezioni mirate in inglese e fare esperienza nelle aziende bolognesi del territorio. Lo stanziamento di un'industria sarà di 20.000 euro a partire da questo anno accademico. L'impegno è triennale, in futuro è già in programma il BIS in ambito di design industriale e ingegneria industriale. Le imprese lamentano spesso un forte divario tra quello che si impara all'università e quello di cui hanno bisogno, ha ricordato Tiziana Ferrari di Un'Industria, secondo la quale con questa collaborazione si marca la differenza rispetto a tutti gli altri corsi a livello nazionale. Soddisfatto il presidente Alberto Vacchi. Questa collaborazione è molto importante perché il nostro patrimonio aziendale è fatto di grandi competenze professionali. Mai come in questo periodo il mondo dell'industria sta ricevendo supporto da quello universitario. I 20 studenti migliori dell'attuale anno accademico avranno la possibilità di stage di 2 mesi in Italia o all'estero, di nuovi corsi formativi in lingua inglese e di un ulteriore stage di 2 mesi in azienda in Italia e all'estero. Ancora una breve pausa, poi di nuovo in studio, a tra poco. Di nuovo in studio con TG, la Coldiretti punta sull'arte per spiegare il legame tra l'uomo, l'ambiente e l'agricoltura e presenta un pannello e 14 formelle di ceramica realizzato dall'artista faentino Mirko De Nicolò. Vediamo. Un'opera d'arte per rappresentare il legame tra l'uomo, l'ambiente e l'agricoltura. Un pannello composto da 14 formelle in ceramica realizzato su richiesta di Coldiretti da Mirko De Nicolò. Quando ho incontrato Coldiretti, ho incontrato soprattutto delle persone e un'idea di lavoro. Ho cercato di interpretarlo, di dargli una voce, rappresentando quello che è la storia che conosce bene ognuno dei rappresentanti di Coldiretti, cioè cosa significhi partire dalla terra e dalla terra far nascere delle cose. Qui sono rappresentati 4 momenti, sopra e sottoterra. Sottoterra le radici incontrano quello che è la dimensione dell'alimento, le radici prendono nutrimento, ma in questo nutrimento incontrano la storia dell'uomo. Tutto questo, passando attraverso il lavoro qui rappresentato da degli oggetti fittili, diventa cibo, cioè diventa vita, dalla vita come cultura alla vita biologica. Mirko De Nicolò è un artista che lavora a Faenza e il legame immediato è stato quello con il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, che è una delle più grosse e importanti raccolte al mondo dedicate appunto a questo linguaggio tanto antico quanto prezioso come la ceramica. Questo lavoro racconta un po' il percorso e la storia di Coldiretti attraverso appunto la terra, che è l'elemento chiave della ceramica. Siamo in chiusura, andiamo a rivedere ancora una volta i titoli del nostro giornale. Sono svolti questa mattina i funerali del professor Luciano Bovicelli, ufficiale alla messa è stato il vescovo ausiliare emerito Monsignor Ernesto Vecchi, alla cerimonia presenti tra gli altri Pier Ferdinando Casini e Luca Cordero di Montezemolo. Vanno ripensate le attuali forme di flessibilità che non stanno ottenendo l'effetto voluto, a dirlo il presidente di Un'Industria Alberto Vacchi, che interviene nel dibattito sulla riforma del mercato del lavoro. L'ex ministro della Pubblica Istruzione Maria Stella Gelmini ai microfoni di ETV parla della tenuta del PDL e delle voci che vedrebbero Giulio Tremonti pronto ad andare da solo. Il PDL è in fase di rilancio grazie ai congressi sul territorio, dice la Gelmini. Il presidente della Regione Vascherani ha tenuto oggi la relazione di fine anno sull'attuazione del programma. Un errore a incitare la protesta fiscale contro la tassa sulla casa, ha dichiarato Errani. Presentata la nuova stagione dell'Orchestra Mozart, sostenuta dalla Fondazione Carisbo, tanti gli appuntamenti in calendario anche in Europa e grazie alla Mozart la musica arriverà dietro le sbarre del carcere della Dozza. Ed è tutto con questa edizione del nostro giornale, grazie per averci voluto seguire. A tutti voi una buona serata, arrivederci.